Parliamo dell'associazione imprenditori, la tua associazione, Carmelo. Allora, la mia associazione imprenditori la vedo che in questo momento sta facendo una gestione campanilistica. Diciamo, penso che stia coltivando il proprio orticello. Io ti posso dire, per quanto mi riguarda, che avevo un problema giorni fa, ma non io, tutta sicuramente la zona nord di Taormina aveva un problema, che è rappresentato dalla chiusura del parcheggio Lumbi, che per noi commercianti della zona nord, nel momento in cui chiude un parcheggio come il Lumbi e non c'è una striscia blu, significa che non si può parcheggiare nella zona nord, per cui un cliente mio deve andare a parcheggiare a Porta Catania. Ora d'inverno che c'è freddo, che c'è piove, la mia clientela, diciamo, siccome faccio il piano bar, è gente grande, sessantenni, settantenni, non può venire a piedi dal parcheggio Porta Catania fino al Bella Blu. E mi hanno detto: dovete provvedere, se no noi non verremo più. E così negli anni, da quando sono nati questi parcheggi, ne ho persi a centinaia di questi clienti, devo dire. E purtroppo dovremmo scendere in piazza per una cosa di questo genere e non vedo che nessuno dice niente. È come se niente fosse. Telecamere e nuova viabilità, che mi dici? Telecamere e nuova viabilità. Io penso che queste telecamere sono state pensate 10 anni fa, quando a Taormina c'era bisogno di queste telecamere e di questa viabilità. Sicuramente d'inverno io vedo un disastro, disastro nel senso che non c'è più nessuno, perché hanno risolto il problema della viabilità non facendo venire più nessuno a Taormina. Cioè, io vedo che i vigili, giustamente, perché ci sono i cartelli, devono fare le contravvenzioni, allora anche di sabato col parcheggio Lumbi chiuso fanno contravvenzioni mentre piove, quindi diciamo, però alle pochissime macchine, perché se ci si può permettere di chiudere un parcheggio a Taormina come il parcheggio Lumbi, io vorrei capire che significato ha mettere telecamere o fare divieti, eccetera. Sicuramente poi queste telecamere andranno a colpire i residenti, perché chi passa dalla via di Meo vedendo che c'è divieto di transito è soltanto un residente, non è uno di fuori. Dell'album dei sogni, Porto, Casinò e cos'altro mi dimentico? Guarda, il Porto potrebbe rappresentare, diciamo, un incremento di lavoro nel periodo estivo che va da giugno a settembre, ma sicuramente bisognerebbe che gli alberghi siano attrezzati per questo tipo di clientela. Non ritengo che gli alberghi di Taormina, non avendo avuto una sana concorrenza tra di loro negli ultimi anni, siano attrezzati con delle piscine coperte, con delle palestre e via dicendo, per accogliere una clientela d'élite come quella, diciamo, che avviene con la barca. Però prima del casinò e prima ancora del porto, vedrei benissimo riprendere il discorso funivie che fu abbandonato anni fa. Sono stati buttati allora, mi pare, al mare 15 milioni di euro, quando per noi commercianti avrebbe rappresentato il futuro dei prossimi 20 anni. Perché oggi una funivia che porta le persone dalle Toianni a Taormina, da Trappitello a Taormina, per noi commercianti avrebbe rappresentato un toccasana, perché il cliente degli alberghi di Letoianni in 5 minuti arrivava a Taormina, veniva a mangiare, a farsi una passeggiata nel corso, a prendersi un caffè, a vedere uno spettacolo al Teatro Greco e poi, quando gli piaceva, comodamente se ne poteva ritornare a Letoianni con la sua massima comodità. Lo stesso a Trappitello deve nascere questo famoso golf, con 1000 posti letto, una bella struttura importantissima per la città, però i collegamenti con Taormina, questo sono un problema. Cioè, se c'era la funivia, in 5 minuti queste persone venivano a spendere i soldini a Taormina. La stessa cosa. Vogliamo lavorare d'inverno a Taormina? E allora c'è l'Etna? Ogni domenica chi va all'Etna sa che ci sono file enormi, migliaia e migliaia di persone. Sfruttare le strutture turistiche dell'Etna con gli alberghi di Taormina, vendere dei pacchetti, Etna, Taormina, Taormina, Etna. Tu vieni, stai a Taormina e di giorno parti alle 8, alle 9 con un collegamento veloce per l'Etna, in 20 minuti sei nei campi di sci. Io quando ero più giovane la mattina facevo windsurf e il pomeriggio andavo a sciare all'Etna e viceversa. Ed era in 20 minuti, io da Taormina sono sullo ski lift, in 20 minuti.
E lo stesso si potrebbe fare benissimo per rilanciare il turismo invernale di Taormina, visto che a Lettane esistono pochissime strutture alberghiere. Il Pala Congressi? Il Pala Congressi oggi, diciamo, non ritengo che sia una struttura che valga la pena di sistemare. Perché? Intanto il costo di gestione è enorme. Poi gli alberghi tutti, dal San Domenico al Diodoro, eccetera, hanno tutti delle salette congressi per 2, 3, 400 persone, per cui raramente hanno difficoltà a organizzare un congresso e quindi lo vanno a fare al Palazzo dei Congressi. Servirebbe una struttura congressuale di più ampie dimensioni, 5-6 mila posti, però il problema poi sarebbe dove alloggiare queste persone, perché non esistono strutture alberghiere che possono accogliere queste persone. Oggi per fare un congresso a Taormina con, faccio un esempio, 3-4 mila persone, bisognerebbe dividere le persone in tutti gli alberghi, Taormina, Giardini e Ledoianni, però non a giugno, stiamo parlando d'inverno, perché da giugno a settembre non ci sarebbe posto. Taormina Arte? Taormina Arte, dico, sta facendo bene. Io però sono completamente contrario alle manifestazioni fatte nel mese di agosto. Io statisticamente, conti alla mano e posso dimostrarlo a chiunque, quando c'è una manifestazione ad agosto al Teatro Greco c'ho un calo degli incassi del 50%, perché i miei clienti, dato che i parcheggi si intasano, non riescono ad arrivare. Dico altro, a proposito dei parcheggi, oggi ci sono dei prezzi assurdi. Una macchina che ha un portabagagli, un turista normale e deve entrare in parcheggio, paga come se fosse un minibus, 10 euro di tassa comunale e 20 euro per parcheggiare un paio d'ore, cose dell'altro mondo. Un pullman per scaricare i passeggeri paga 40 euro di tassa comunale e 40 euro di carico e scarico, addirittura il pullman poi se ne va e manco parcheggia. Per questo, devo dire, sono scomparse tutte le scolaresche che venivano in discoteca negli anni passati, sono scomparsi tutta una serie di gruppi che venivano a Taormina perché preferiscono andare a mangiare a Giardini, altrove, dove parcheggiano il pullman davanti al ristorante e hanno molta più tranquillità. In conclusione, un telegramma al sindaco. Un telegramma al sindaco, far realizzare nuove strutture alberghiere con l'impegno che debbono stare aperti tutto l'anno, realizzare delle strisce blu dove è possibile, fare un parcheggio multipiano al terminal di via Pirandello in modo tale che possa rispettare quello che aveva promesso in campagna elettorale di fare l'isola pedonale in via Pirandello, perché altrimenti non avrebbe senso. Grazie Carmine.